Buongiorno a tutti, adesso parliamo di lirica, parliamo di giovani, parliamo di un progetto importante del Carlo Felice, del Teatro Carlo Felice, perché martedì partirà una mini stagione, possiamo dire, mini stagione ma molto intensa perché sono praticamente in una dozzina di giorni, sono 15 repliche, recite, dell'Accademia di Perfezionamento Lirico, diretta da Francesco Meli, insieme alla moglie, che è il soprano Serena Gamberoni, al Teatro della Gioventù, che è tra l'altro il luogo dove lavorano in questa accademia. Abbiamo con noi il piacere di avere proprio Francesco Meli. Buongiorno Meli, Buongiorno. per i pochi che non lo conoscessero, Meli è uno dei più importanti tenori del mondo. Lui è stato Arrivo, arrivo. diplomato, sì, ma intanto è molto lunga la sua carriera. La riassumo brevemente, ricordando che ha debuttato alla Scala a soli 23 anni con Riccardo Muti, poi ha cantato nei più prestigiosi teatri del mondo, dalla Staatsoper al Metropolitan, alla Royal Opera House. E adesso qui lo vediamo in un altro ruolo, che è quello appunto di insegnante. Per prima cosa, Meli, volevo chiedere qualcosa di questa, possiamo chiamarla stagione in qualche modo, no? Beh sì, è una stagione vera e propria, come ha detto lei giustamente, una mini stagione perché dura l'arco di 15 giorni, in cui faremo però 15 spettacoli, sono repliche di 5 concerti, dove metteremo in scena 5 opere, 4 opere più dei piccoli, diciamo delle cantate o delle operine da camera. Ci sarà un maestro di cappella come opere principali, diciamo, il maestro di cappella, il Pigmalione, il maestro di cappella di Cimarosa, il Pigmalione di Donizetti, poi ci sarà la Fedra di Britten, la serva padrona di Paisiello, e poi insieme ci saranno il Conte Ugolino, sempre di Donizetti, e la Giovanna d'Arco di Rossini, e poi un concerto tutto da camera di musica francese con musiche di Chausson, Ravel e Ibert. Ci sarà un ciclo su Don Chisciotte, che è quello di Ravel e di Ibert, invece poi c'è il poema dell'amore e della mer di Chausson. Ovviamente sono tutti fatti dagli allievi della nostra accademia. Tra l'altro, due di queste opere sono un po' una chicca, perché il Pigmalione e la Fedra, il Pigmalione di Donizetti e la Fedra di Britten, sono opere poco eseguite. Fedra è in inglese, durano poco, una dura 40 minuti, l'altra poco più di 20, sono opere molto particolari, perciò oltre che a mettere in scena un'opera per far vedere, per mettere in pratica quello che stiamo insegnando durante i corsi, c'è anche una specie di ricerca nel trovare nuovi sviluppi, così, cose che possono stimolare la voglia dell'allievo di trovare cose nuove, non solamente l'opera di repertorio. Anche questo penso sia molto importante per un'accademia. Quali sono le doti che deve avere un buon allievo, Meli? Beh, allora, nella nostra accademia diciamo che la maggior parte degli allievi sono ragazzi in procinto di essere pronti a cominciare la professione, che però hanno bisogno di un perfezionamento. Poi ce n'è un paio che invece sono più alle prime armi perché sono molto giovani. Beh, le doti principali di un bravo cantante, tanto di essere un bravo musicista, e molto spesso i cantanti se lo dimenticano questo. E poi ci sono delle doti banalissime che però ultimamente non sono così banali, cioè quello di essere intonati e di avere almeno una buona percentuale di dote vocale, cioè non è che chiunque si può mettere a studiare canto e diventare un cantante lirico. Di conseguenza, le predisposizioni musicali, cioè la musicalità, si sente quando un cantante riesce a trasmettere qualcosa a chi ha davanti, e non è solo questione di voce, ma anche questione proprio di sensibilità. Perciò le cose che perlomeno personalmente guardo io in un cantante sono, oltre alla voce, prima di tutto quello che vuole comunicare e l'idea musicale che ha. E i ragazzi che ne abbiamo preso ci hanno colpito favorevolmente proprio in questa direzione.
E quali sono invece le doti che deve avere un buon insegnante? Allora, un buon insegnante tanto deve riuscire a mettersi veramente all'esterno di quello che sta succedendo. Cioè, vuol dire non fare cantante lirico. Spesso ci sono dei cantanti che insegnano, cantanti bravissimi che insegnano, e vanno a fare una sorta di show personale di quello che sono loro, facendolo vedere agli allievi. No, invece il maestro è al servizio del suo allievo e perciò deve mettersi in una condizione assolutamente di spettatore e non di protagonista. E altra cosa fondamentale, deve avere un certo tipo di sensibilità proprio auditiva, non solo un buon orecchio, ma una sensibilità che gli fa capire cosa può servire alla persona che ha davanti, quale esempio, quale input, quale esercizio può servire alla persona che ha davanti per migliorare, per progredire. Ci vogliono anche poi delle doti di pazienza e di supporto morale, perché molto spesso il cantante, soprattutto il cantante fra i musicisti, è quello che soffre di più il lato psicologico, in quanto noi siamo lo strumento che suoniamo e perciò siamo la nostra voce. Il cantante lirico porta con sé tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni della sua vita, quella che è la sua professione, perché noi la voce ce l'abbiamo sempre e la usiamo sempre, e nel momento in cui non sta bene, la voce non funziona, c'è un po' di magari qualche malattia o anche solamente qualcosa di emotivo, il cantante soffre, l'uomo cantante, la donna cantante soffre e perciò ha bisogno da parte del suo maestro di un supporto anche morale, psicologico. Com'è lavorare con la propria moglie? Come vi dividete i compiti? Beh, io e Serena abbiamo sempre lavorato insieme, sia sul palcoscenico che fuori. Tanto abbiamo 3 figli, perciò la collaborazione è fondamentale anche nella vita di tutti i giorni, ancora di più. Abbiamo condiviso tantissime volte il palcoscenico e l'abbiamo detto tante volte, farlo fra marito e moglie è molto più semplice, soprattutto per le opere. Per le opere che abbiamo cantato spesso, ad esempio l'Elisir d'Amore, Don Pasquale, il Ballo in Maschera, non c'è bisogno di dire niente, di fare niente, cioè è tutta una cosa automatica, molto naturale. Invece per quanto riguarda l'insegnamento e l'organizzazione dell'Accademia, Serena è fondamentale all'interno dell'Accademia, perché sì che viene chiamata la sua figura istituzionale, quella dell'amministratrice, no? Ma in realtà è anima e corpo di questa accademia. Ad esempio, il lato, quello puramente umano di cui stavo parlando prima, è molto affidato alle mani di Serena. Lei è la coordinatrice, che in effetti coordina tutto, perché poi è una docente, e a tutti gli effetti, adesso che io non sono a Genova, lei sta facendo lezione al posto mio e fa lezione anche quando ci sono, perciò è un continuo susseguirsi di collaborazioni è bello perché poi io e Serena abbiamo fortunatamente le stesse idee dal punto di vista tecnico e musicale, perciò il confronto è sempre assolutamente costruttivo. In più abbiamo il terzo collaboratore, che poi è responsabile musicale, che è il maestro Cavalli, che in tutto questo è un valore aggiunto e diciamo che siamo una squadra molto affiatata. È possibile, Meli, che questa mini stagione possa anche essere esportata, andare in tournée anche per far fare esperienze ai ragazzi? Allora, è assolutamente una delle idee che abbiamo noi e soprattutto l'opera Carlo Felice. Farlo circuitare sul territorio, abbiamo tanti teatri noi in tutta la Liguria, ma anche fuori, non è necessariamente in Liguria, tanti teatri che però non producono o producono poco, e 99 su 100 non producono mai opera, perciò sì, è sicuramente un'idea che stiamo perseguendo e che vorremmo che si realizzasse, andare in giro un po' dappertutto, anche perché per i ragazzi è sicuramente un ulteriore sviluppo di quello che stiamo facendo, perché un conto è stare a casa propria e fare le cose nella propria sede,
altra cosa è andare fuori e mettersi in gioco ancora di più. Volevo chiedere, chi volesse partecipare, cosa deve fare, cosa può fare, come si entra in questa accademia? Beh, allora, tutti gli anni verso settembre esce il bando di concorso che è sul sito del Carlo Felice, dell'Opera Carlo Felice, dove c'è scritto tutto quello che bisogna fare. I requisiti sono semplici, quelli basilari, vabbè, è aperta a tutti i cantanti di tutto il mondo, devono ovviamente avere il permesso di soggiorno per quelli che sono extra europei, e poi in base a quello che viene programmato di anno in anno all'interno della stagione ci sono dei ruoli che vengono messi a concorso. Quest'anno, oltre ai ruoli del barbiere di Siviglia, perché tutti gli anni noi abbiamo uno spettacolo, una produzione intera all'interno della stagione dell'Opera Carlo Felice, sempre l'ultima, quella che chiude. Abbiamo fatto l'anno scorso Don Pasquale, l'anno prima il Turco in Italia e quello ancora prima, nella prima edizione, l'Elisir d'Amore. Quest'anno faremo il Barbiere di Siviglia. Abbiamo solo incrementato con queste operine che presenteremo al Teatro della Gioventù. Perciò in realtà iscriversi è facilissimo, bisogna mandare un video con un'aria consona ai ruoli che vengono messi in concorso, chiamiamolo così, a bando, non è un concorso a bando, e poi si verrà selezionati prima video e poi in presenza direttamente a Genova, al Carlo Felice, come abbiamo fatto in questi anni. L'ultima domanda che volevo fare è questa: in un futuro molto molto lontano, lei in questo futuro vede l'insegnamento da parte Io lo sua? Vedo in un futuro non tanto lontano, perché io ho cantato, anche se sono giovane, io ho cantato tanto, tantissimo, sono 22 anni quest'anno che canto, e nonostante sia una vita molto bella e che sembra tutto lustrini e cucine e meraviglie, è una vita difficile, lontano da casa, lontano dalla famiglia, anche con delle difficoltà oggettive proprio di quello che è la vita di tutti i giorni, oltre che la responsabilità grande di quello che si fa, che è tutto sulle spalle del cantante, no? Se io sto male non canto, perciò tutto questo crea stress, problemi. E invece l'insegnamento mi è piaciuto, mi è sempre piaciuto fin da ragazzo, anche quando andavo in conservatorio, cioè l'insegnamento di lavorare insieme, di condividere qualcosa, di che si è imparato, che si sa. Perciò nel non così remoto futuro sono convinto, spero, sto lavorando per che l'insegnamento sia una grande fetta della mia vita. Ovviamente non smetterò di cantare, per carità, quella è la mia vita, però l'insegnamento mi appassiona molto. Ultimissima, con una risposta telegrafica, cosa sta cantando o su cosa si sta preparando in questo momento? Io sto cantando l'Elisir d'Amore al Teatro Regio di Parma, e il 15 avremo la prima. Però la cosa importante è che gli spettacoli, se no poi passa il tempo, che gli spettacoli che ci saranno dal 12 di marzo al 27 di marzo al Teatro della Gioventù siano sempre tutti pienissimi, di ragazzi, di adulti, ci sono spettacoli per tutti i gusti, perché c'è la cosa più impegnata come Fedra, ma la cosa più leggera come Messo di Cappello, La Serva Padrona. Perciò spero che Genova risponda con grande entusiasmo a questo tipo di manifestazione. Ho letto che l'ingresso è gratuito? No, l'ingresso penso che... Allora, io questa cosa ancora non la so, perché è tutto un work in progress, non penso che sia gratuito, ma sicuramente avrà alla portata una... di tutti. Alla portata assolutamente di tutti. Alla portata di tutti, assolutamente. Va bene, assolutamente. Grazie a Francesco Meli per la disponibilità, anche perché l'abbiamo, diciamo così, preso proprio all'ultimo momento. All'ultimo momento, e l'appuntamento allora è da martedì al Teatro della Gioventù con questo cartellone dell'Accademia Lirica. Grazie ancora, Meli. Grazie mille anche a voi, arrivederci, buona giornata e grazie.